Gaia Pompili e Tiziana Ruberto sono loro le vincitrici assolute della finale della prima edizione di Miss Parade, concorso nazionale di bellezza nato circa un anno fa e arrivato all'atto conclusivo dopo decine di tappe di selezione che si sono svolte in varie parti d'Italia. Grande soddisfazione per entrambe, prime classificate rispettivamente anche nella categoria Miss e in quella Lady Over 50. Sono molto emozionata, mi sono trovata benissimo in questo concorso, ho fatto gruppo, quindi ho percepito tanto calore e ho vissuto questa esperienza con felicità e con molta tranquillità, ecco. Mi sono molto divertita, eravamo circa 16-17, adesso over 50 e quindi non me lo aspettavo proprio. Questa è stata una bella finale, anche perché appunto ho vinto due fasce, quindi ho proprio fatto un bel colpo. E quindi ringrazio Corrado e questo concorso. E penso che insomma andrà avanti parecchio perché è un bel concorso, siamo stati molto bene. Condotta dalla giornalista Barbara Castellani, coadiuvata dalla responsabile organizzativa di Miss Parade Patrizia D'Arpino, la serata si è svolta presso lo Sheraton Parco dei Medici di Roma, davvero tanti partecipanti nelle categorie Miss, Lady Over 30, Lady Over 40, Lady Over 50, Curvy e Mister. Per la nutrita giuria non semplice dare i voti e decretare migliori in gara. Noi della giuria abbiamo molto apprezzato l'audacia e la voglia di mettersi in gioco, quindi questo è stato sicuramente la particolarità di questo concorso e soprattutto la serietà, perché siamo stati veramente, diciamo, obiettivi e abbiamo cercato di fare il meglio, quindi devo dire con soddisfazione, siamo abbastanza tutti soddisfatti. Un evento pulito, questo mi è piaciuto l'organizzazione, quindi un applauso a Domenico Chirichetti che ha scelto una location suggestiva che è lo Sheraton, conosco molto bene. Mi piace, guarda, mi è piaciuto soprattutto, oltre alla bellezza, le meno belle, no? Però che si mettono in gioco, cioè con personalità, dire io lo faccio, quindi è quello il messaggio giusto che deve arrivare. Poi la bellezza vincerà, ha vinto anzi. Allora, è stata un'esperienza molto carina, la prima volta che io mi trovo in una giuria per quanto riguarda un concorso di bellezza e devo dire che c'è molta, cioè bellissime donne e voglia di mettersi in discussione, di provare, di vincere forse una timidezza che magari hanno, o magari non lo so, vincere qualche piccola altra loro sfida personale, per cui chapeau. È difficile giudicare, quindi per questo io sono qua, per premiare le ragazze e per premiare queste splendide donne e dargli un supporto, perché sono molto coraggiose e belle. Come da prassi, durante l'evento i concorrenti hanno sfilato due volte. La prima uscita è stata caratterizzata da indumenti casual, mentre la seconda, successiva alla cena, da abiti eleganti. Immancabile in diversi momenti la musica, con tante celebri cover eseguite da Silvia De Lucia e Kemi Langfeld. Le performance delle danzatrici Chiara Pellegrino, Marianna Capone e Suela Passarelli hanno preceduto l'attesa fase della premiazione. Tutto lo staff ha espresso grande soddisfazione per l'esito generale del concorso. Sono contentissimo perché io, come padron che abbiamo iniziato questo concorso con pochissima gente, oggi mi ritrovo con 60 ragazze in finale, penso che ho fatto il top del top. E comunque il vero top sarà l'anno prossimo, quindi altre modelle, volti giovani, e over, sempre over, che ci fermiamo le over. Quindi il concorso diventerà migliore. Chiaramente è un evento bellissimo, io ho a che fare con le donne tutti i giorni occupandomi di ginecologia, ostetricia e medicina estetica. Il messaggio che volevo dare a tutte le donne è: perché la donna non pensa a prevenire l'invecchiamento nella sfera degli organi genitali, così come lo previene per tutto il corpo, con creme, con massaggi. Oggi, grazie alla tecnologia, possiamo ottenere degli ottimi risultati sovrapponibili a quelli della chirurgia, se non addirittura migliore, attraverso applicazione di sonde vaginali. Oltre alle due vincitrici assolute, i giurati hanno decretato anche i primi classificati nelle restanti categorie: Sara Cesarini per Lady Over 30, Simona Mattioli per Lady Over 40, Doris Gomez Rodriguez per Curvy e Roberto Caccaro per Mister. Numerose le fasce assegnate, tra cui quella di Miss Rete Sole, andata la giovanissima Marianna Capone.